ed è dura la reazione del primo cittadino e del comandante della municipale. Stamattina ci sono tutti i vigili in strada, abbiamo chiuso gli uffici perché c'era bisogno di dare un segnale, questo segnale verrà dato spesso. Oggi incontrerò il prefetto a cui ho chiesto di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, come avevo già fatto in precedenza. Ma la cosa più grave non sono neanche queste baby gang, è la gente per bene che ieri, anziché dare una mano ai vigili, ha bloccato i vigili che li stavano arrestando. È qualcosa che non è tollerabile, assolutamente. Questa non è gente per bene, sono delinquenti, quelli per primi che hanno fermato i vigili. È un gesto vile, vigliacco e violento, non solo da parte dei ragazzi che lo hanno compiuto, anche da parte di chi non è intervenuto e di chi si è limitato per l'ennesima volta a fare riprese. Auspichiamo che ci sia collaborazione da parte di queste persone per riscattare le omissioni, gli inadempimenti, il silenzio e l'omertà che c'è stata ieri. Qui non può passare come normale. Noi sappiamo da che parte siamo, dalla parte della legalità. Chi non sta da quella parte è contro di noi. Noi rappresentiamo le istituzioni, quindi l'attacco alla Polizia Municipale è un attacco alle istituzioni.